Buona domenica ai nostri telespettatori di Rete 8, bentornati all'appuntamento consueto settimanale con la pasticceria. Non potevamo che tornare a Scanno insieme al nostro grande amico, grande chef, grande persona, Angelo Di Mastro. Grazie Jennifer di essere tornata, è sempre un piacere averti qui a Scanno e nella nostra pasticceria. E sicuramente Rete 8 è una grande felicità per donarci questa possibilità di far conoscere i nostri prodotti. Sono felicissima io, Angelo, devo dire la verità, mi sei mancato. E poi è bellissimo per me, ecco, siamo a settembre, ci addentriamo piano piano alla stagione invernale, ma noi abbiamo veramente tantissime novità e vogliamo continuare a regalarvi tante ricette, soprattutto per quanto riguarda la pasticceria, che oramai insomma è diventato un appuntamento imperdibile. Sì, sai, ricominciano queste giornate invernali, siamo un po' più a casa, quindi quale migliore occasione per vedere le nostre puntate e perché no rifarle? Poi con i tuoi consigli ci possiamo riuscire tutti. Grazie, grazie. No, vabbè, cerco comunque di dare una mano e poi sono tantissime bravissime casalinghe che ci seguono, sì, e che sono molto brave, tante scrivono e quindi mi fa piacere per te, per la redazione e per l'ottimo lavoro che riuscite a fare. Grazie Angelo, ma il merito è vostro. Grazie. Perché siete tutti bravissimi e comunicate la vostra passione ai nostri telespettatori che da casa se ne accorgono. E grazie. Quindi questa cosa invoglia. Grazie, ne sono felicissimo. Allora, oggi ricominciamo con una ricetta che ha un nome veramente particolare. Dilla tu. Allora, oggi facciamo l'ostia del frate. È una ricetta che mi ha dato, che ho leggermente modificato, un nostro amico di famiglia, perché qui a Scanno prima c'è ancora il convento di Sant'Antonio e loro, tu sai benissimo e mi insegni che in passato, nei secoli passati, sì, si creavano grandi ricette, grandi liquori, tante cose. Tantissimi dolci sono nati nei conventi, dove comunque c'era una grande maestria, ma soprattutto un grande studio sulle ricette. E una grande spiritualità, perché secondo me questa cosa poi aiuta ad affinare, no? Le ricette o qualsiasi cosa. Quindi il fatto dell'aspetto spirituale, secondo me, è l'ingrediente segreto. Io poi non ti nascondo che sono un devoto a San Francesco e quasi quasi avrei anche scelto la carriera ecclesiastica. Eh no, avresti tolto tanto. Avresti tolto troppo al panorama della pasticceria abruzzese, quindi meno male che sei tornato indietro sui tuoi passi. No, ecco, seguo sempre questo in maniera spirituale. Allora, oggi questa ricetta di un biscotto, come dicevo, l'ostia del frate, è particolare perché abbiamo lo zenzero, i cubetti di arancio, il cedro. Ed è molto speziato e piccante. Wow. A differenza di un pasticcino classico, noi andiamo a fare questa operazione, cioè si prendono le uova. Quindi gli ingredienti solo brevemente sono uova, zucchero, farina, mandorle, cubetti di arancio, zenzero e cedro, e un po' di ammoniaca che noi abbiamo messo all'interno della farina. Beh, che ci serve per, in fase di cottura, come dicevo, voglio ricordare brevemente, l'ammoniaca in fase di cottura tende ad allungare il prodotto, quindi a crescere in larghezza, a differenza del lievito che invece va in altezza e ha una proprietà di mantenere il prodotto più morbido rispetto al lievito. È vero, il lievito tende a far diventare magari un po' più croccante. Più croccante. Ecco. In questo caso noi abbiamo una croccantezza dovuta allo zucchero e dal tipo di lavorazione che noi andiamo a fare, ma ci serve anche un po' che rimanga un po' più morbido nel tempo. Allora, puoi iniziare, perché tanto poi tutte le dosi specifiche sono con le grammature, sono a fine puntata nella nostra grafica, quindi i nostri telespettatori poi sanno dove attingere. Perfetto, allora adesso questa è una fase, io dico, giusto da far vedere e dare un'idea, no? Bisogna far schiarire l'uovo, montarlo. Adesso per i tempi televisivi che noi abbiamo non possiamo attendere perché il tempo sarebbe molto più Diciamo che sostanzialmente è un mischiare tutto, cioè non ci Ecco, l'unica differenza, diciamo, che su questa operazione ci serve quasi a far montare tipo un pan di Spagna, no? Ok. Ecco perché la diversità poi di questa ricetta. Si va a montare bene, quindi quando è schiarito
l'uovo, mm-hmm. quindi ha incorporato aria a sufficienza per la montata, noi andiamo ad aggiungere il... Che abbiamo praticamente fatto questo, tritato sì. insieme mandorle Perfetto. Con cedro, arancia e Perfetto. Zenzero. Poi vedi tutti i filettini dello zenzero, va messo anche dei cubetti di zenzero, però se noi non abbiamo... Va bene quello fresco. Sì, possiamo ovviare con... Oppure possiamo farcelo noi, basta tanto, sostanzialmente possiamo farlo anche noi, lo zenzero zucchero, candito, a quel sì, zucchero, sì, facilissimo. Senza problemi, poi magari più avanti quando se faremo, tu... Sì. Faremo anche una canditura. Sì, sì, infatti. No, che è infatti. Molto bello esatto, da, sì. da vedere. Poi certo. è il periodo Utile. Quando andremo all'interno che abbiamo più bisogno di calorie, lavoreremo sul cioccolato. Perché... Io non vedo l'ora di fare il panettone insieme ad Angelo. So che insomma è un pensiero prematuro, ma non so se siete d'accordo con me. Ma quando arriva settembre il mio chiodo fisso è Natale. Io adoro il Natale, le festività. Anch'io. E quindi già sto pensando no, alle ricette che faremo per il Natale. Quindi ci stiamo preparando e veramente quest'anno faremo proprio uno special dedicato al panettone del nostro Angelo Di Masso, che è qualcosa di Grazie. Strepitoso. Io dico, il panettone è quello che io amo sempre anche dire a tutti i nostri clienti, agli ospiti che vengono qua a Scanno. Quello che c'è scritto sugli ingredienti è quello che hai riportato. Io non metto mai niente che non sia scritto, che non sia E lo faremo vedere, lo faremo maniera, vedere. Ecco, che è la cosa molto importante rispetto a quello che comunque la società... Ma poi quando si parla di pasticceria si pensa sempre un po' al discorso della pasticceria, chimica, eccetera. Io posso assicurarvi che veramente quello che vedo qui nella pasticceria di Angelo è l'artigianalità pura ed è la cosa secondo me che ti contraddistingue rispetto Grazie. A tutti gli altri pasticceri, perché qui si respira proprio l'artigianalità, cioè io la vedo e veramente inviterei tutti a fare un viaggio nel tuo laboratorio Grazie. Per vedere proprio quanto effettivamente c'è la manualità. C'è sì, proprio sì. e si sente il sapore artigianale, quindi grazie, bravo Angelo, continua grazie, così. Non grazie, te lo devo dire io, grazie. Ma tu no, lo no, sai. No, certo, però... questo fa sempre molto piacere. In Abruzzo deve essere così. Sì, 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 ma sai, io dico un po' non solo in Abruzzo, perché la nostra Italia è talmente bella e comunque ci vuole la serietà di chi fa. No, perché a volte si fanno cose che non sempre c'è rispetto per il cliente del consumatore finale. Questo non avviene nel mio pensiero onestà e c'è anche una questione etica esatto, no? che va oltre è vero. Al guadagno, a quello che sono i soldi. Io L'etica. Non lavoro per uno, ma c'è un'etica professionale che mi impone e che voglio che sia in questa maniera. Allora, a adesso, questo punto, una volta montato lo possiamo fare più, abbiamo un impasto in questa maniera, sì. prendiamo una teglia, una cottura a forno 180 gradi per una quindicina di minuti, poi come sempre detto varia a secondo del tipo di forno che noi abbiamo, Ok. è un impasto che va riposato, avremo una struttura un po' più tenuta se avessimo montato meglio le uova, ma comunque okay. il risultato è sempre ottimo anche in questa maniera, perché le prove che io ho fatto sono in, penso sempre a chi non ha la macchina certo. a casa per la planetaria, ecco qui una comunque volta sono biscottini versatili, perfetti per il caffè, per la per colazione, tutto, per il liquore anche per tutto, sì per che belli, eccoli per creare, qui. Eccoli qua. Quindi in forno per? Allora 180 gradi, 170 gradi dal tipo di forno per una quindicina al massimo di minuti o può variare qualche minuto in meno, ecco, bisogna solo stare attenti. Ne rompo solo uno per sì. far vedere anche l'interno di come Visto che deve sono essere. Ostie, possiamo anche fare una comunione un po' profana? Sì. ecco. Bene. Grazie Angelo, sono bellissime. Guardate che meraviglia dentro, sono proprio morbidi. Sì, sì, e sì, hanno sì, una sì, consistenza sì. eccezionale. Che dire Angelo, io ti ringrazio. Grazie a te Jennifer, un saluto a tutti i telespettatori di Rete 8. E l'appuntamento con la pasticceria di Rete 8 è per ogni domenica, sempre sulla prima emittente d'Abruzzo. Io oggi vi saluto così.